È chiusa. Presenti 417, votanti 406, astenuti 11, maggioranza 204, favori 129, contrari 277, la Camera respinge. 18.051, onorevole Silvia Giordano, prego. Grazie Presidente. La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la ridistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati, invenduti, e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo. Quindi questo emendamento non fa altro che rispondere alle sollecitazioni della Commissione europea. Grazie. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire non mi pare e quindi con il parere contrario del relatore e del governo 18.051 Grillo, la votazione è aperta. Totaro. Chi non riesce a votare? Sandra Savino. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 411, votanti 407, astenuti 4, maggioranza 204, fuori 131, contrari 276, la Camera respinge. Siamo al 18.052, Mantero. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Ci siamo tutti? Onorevole Luigi Gallo. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 415, votanti 411, astenuti 4, maggioranza 206, favori 136, contrari 275, la Camera respinge. Onorevole Cozzolino, ha chiesto di intervenire. Sull'ordine dei lavori, chiedo una pausa di 5 minuti per valutare gli ordini del giorno. Allora, onorevole Cozzolino, io non ho problemi, è del tutto evidente che adesso il tempo per presentare gli ordini del giorno è scaduto, quindi i 5 minuti sono per valutare quelli che sono stati presentati nei termini di regolamento. Benissimo, allora se non ci sono obiezioni, sospendiamo la seduta che riprende alle ore 11:15. La seduta è sospesa.